Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Allora ragazzi, oggi ho questa. Questa ragazzi è una lampada d'emergenza, di quelle piccole, di quelle slim, che monta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30 LED SMD bianco, dato di targa 2 watt, 100 lumen. Colore temperatura 6000K e monta una batteria 3.7 1000 mAh. Allora ragazzi, io stavo cercando delle lampade d'emergenza. Lampade d'emergenza che fossero semplici da aprire, da smontare, da modificare. Perché ragazzi? Perché vorrei sostituire la batteria interna montando una batteria migliore in capacità. Andiamo intanto ad aprirla. Credo che sia sempliciotta perché già con le mani stesse, su per giù, stavo riuscendo ad aprirla. E vediamo nel concreto che c'è l'alidio. Questa lampada d'emergenza monta dopo aver potuto visionare che c'è la monta, vi farò vedere come eventualmente si modificano. Ragazzi, il discorso non vale solo per questo modello di lampada d'emergenza, ovviamente, ma vale in generale per tutte le lampade che montano celle litio 18650, 21700, quelle slim a sacchettino, comunque. Tensione 3,7 volt nominale, 4,2 volt massimo. Questo è il socket dei LED e qui ragazzi c'è la batteria. Ci sono riuscito. Ho trovato le luci d'emergenza, lampade d'emergenza perfette. Ti lascio sotto in descrizione il link. Ragazzi, questa lampada di emergenza monta una cella cinese 3,7 volt 1000 mAh. Ora Fox andrà a sostituire questa cella cinese con questa o questa 3200 LG o questa 3500 Samsung. Sempre voltaggio 3,7 volt nominale, come vedi, sono uguali. Ecco qua. Volendo, anche se non ho tutto questo spazio, perché vedi, non ho tutto questo spazio da poterne mettere due, perché una la metto casomai qui e una volendo potrei fare una sorta di modifica e metterla sopra. Questo perché, ragazzi, da per poter raddoppiare la durata di questa lampada d'emergenza. Perché, ragazzi, questa cella cinese con etichetta 1000 mAh. Io so per esperienza che non va oltre ai 700, ai 600 e deve essere una cella buona. Se è una cella farlocca al 100%, ragazzi, questa non andrà oltre i 100 mAh, altro che 1000. Io andando a mettere o questa, andrò a raddoppiare, o meglio, quadriplicare la durata utile delle lampade d'emergenza. Io ovviamente ne ho fatto scorta, eccole qua, ne ho 7, anzi ne ho 8, eccole qua, e là ce ne sono altre due. E questa è una modifica che dovrò andare ad applicare su tutte. Ora, quale scelgo tra questa e questa? E allora ragazzi, io ne farò due con queste, che sono le 3500, perché
e li andrò a mettere nella zona più importante, ok? Dove passo più tempo in linea generale. Tutte le altre 6 andrò a mettere queste, perché ragazzi, alla fine questa è 3.200, questa è 3.500, cambia poco, però quel poco in più è sempre utile. Ragazzi, con questi LED io teorizzo un'autonomia di 10 ore al massimo della potenza, perché ha modalità bassa potenza e modalità tutta potenza. A bassa potenza anche 20 ore, forse anche di più, ragazzi. Perciò, per tutti l'eventualità, io sarò coperto da quel minimo di luce che questi LED riusciranno a fornirmi. Sono alimentati direttamente dalla cella, perciò 3,7 volt. E questo, ragazzi, è una cosa buona. Perché? Perché non ci sono tante, non ci sono tante perdite, perdite di tensione, perdita di corrente. Perciò ti lascio sotto in descrizione i link alle celle, ti lascio in descrizione il link alla lampada d'emergenza, modificabile senza nessun problema. Per la modifica vera e propria, ragazzi, non la posso fare ora in questo momento, ma la farò più avanti. Perché? Perché ancora non ho la saldatrice a punti. Devo prendere la saldatrice a punti e vediamo nei prossimi giorni di avviare il tutto. Qui ora ti faccio anche vedere come funzionano, perché ovviamente quella batteria non è scarica, è carica, già funzionante dal momento in cui mi sono arrivate. La incastriamo. Ok, perfetto, perfetto. Chiusa, sigillata. Qui ha, eccolo qua, il pulsante test, o meglio, ok, minima potenza, perfetto, minima potenza. Spenta tramite sempre lo switch, massima potenza. Come vedi è un colore freddo, un colore ghiaccio. Dietro ha il vano per la presa 220 con la presetta spina. Andando a collegare questa nella 220, cosa succede? Parte il circuito interno, va a ricaricare la cella e si accende il LED rosso, questo qui. Niente ragazzi, per questo video è tutto, spero sia stato utile, ti sia piaciuto. Iscriviti al canale per vedere la lavorazione, la vera e propria lavorazione, che non farò in questa postazione, ovviamente ragazzi, la farò nella zona dedicata ai lavori, all'elettronica, dove avrò il banco con la saldatrice a punti, la saldatrice a stagno, e andrò a fare tutte le modifiche e saldature del caso. Ciao ragazzi, e al prossimo video.